Hello guys, oggi vi porto una guida su come funziona e su come giocare Tenpai Dragons, nuovo archetipo che uscirà in Lede e che in OCG sta dando del filo a torcere sia a Snake Eye che a Fire King. Si tratta di un deck Queen Second e quindi andiamo a vedere questa combo, come funziona. Iniziamo con il nostro terreno, Brimming Sangen Mane. Ha un effetto continuo che protegge i nostri mostri Fuoco Drago dagli effetti attivati all'avversario durante la main phase 1, che non è per niente male. Inoltre possiamo una volta per turno durante la main phase aggiungere un mostro Tenpai Dragon dal deck alla mano e poi scartiamo una carta, quindi scartiamo solo se abbiamo aggiunto e aggiungiamo il nostro Tenpai Dragon by Dora. Inoltre un terzo effetto: se questa carta viene distrutta durante la battle phase possiamo raddoppiare l'attacco di un mostro drago sincro che controlliamo. Evochiamo il nostro Tenpai Dragon by Dora, che ha tre effetti. Il primo, sua normal o special, ci aggiunge dal deck alla mano o mette coperta una magia o trappola Tenpai Dragon, anzi Sangen si chiamano le magie trappole, quindi o la terreno o la rapida per adesso. Poi ha un altro effetto che è condiviso da tutti i mostri main deck Tenpai Dragon, che ci fa sincrare rapido durante la battle phase utilizzando quel mostro che controlliamo. L'effetto tra l'altro di sincrare è soft once, quindi possiamo attivarlo più volte se cambia la copia, se tipo questo viene sincrato, poi lo rievochiamo, risincriamo, possiamo fare. E anche un effetto continuo che dice che se un nostro mostro fuoco drago combatte non prendiamo danni da quelle battaglie. Aggiungiamo questa rapida che ha due effetti. Se la attiviamo fuori la battle phase ne possiamo fare solo uno. Durante la battle phase li facciamo tutti e due in sequenza. Il primo ci aggiunge un mostro di livello 4 inferiore drago dal deck alla mano e il secondo ce lo evoca special. In questo caso lo facciamo in main phase perché vogliamo far vedere il primo effetto di Pain Dragon Zongdora, che è il nostro tuner, che possiamo evocare special dalla mano se controlliamo un altro mostro fuoco drago. Poi ha l'effetto per sincrare che è condiviso tutti i Tenpai Dragon e poi ha anche un altro effetto che se un nostro mostro combatte prima di calcolare i danni possiamo evocare un mostro di livello 4 inferiore drago dal deck alla mano. Prima di calcolare i danni, quindi siamo comunque nel calcolo dei danni, quindi non si può prendere Ash, anche nonostante siamo in battle phase e quindi non siamo più protetti dal nostro terreno, e ci porta da deck il nostro Tenpai Dragon Fadora. Tenpai Dragon Fadora ha anche lui tre effetti, quello di sincrare che è condiviso tutti i Tenpai, l'effetto che sulla normal, special o all'inizio del calcolo dei danni, se un mostro combatte, di evocare, di scegliere come bersaglio un mostro di livello 4 inferiore fuoco drago il nostro cimitero e di rievocarlo special, e un altro effetto continuo che protegge i nostri mostri fuoco drago dalla distruzione in battaglia, quindi se abbiamo tutti e due questi mostri qui, non possono essere distrutti in battaglia i nostri mostri fuoco drago e non prendiamo nemmeno danni. Evochiamo lui, quindi anche se abbiamo picchiato un mostro più grande, perché ha fatto una board, comunque non muore il nostro Tenpai Dragon Zongdora. Possiamo attaccare anche con Baidora e poi sincriamo utilizzando l'effetto di Zongdora rapido durante la battle phase. Evochiamo qui il nostro Sangen Rise Dragon Bident Dragon. Sulla summon lui ci sceglie come bersaglio un mostro fuoco drago nel nostro cimitero e lo evoca special. Inoltre ci locca per la prima volta in mostri drago. Rievochiamo appunto Baidora, picchiamo con Baidora, picchiamo con il Bident Dragon e qui facciamo il nostro secondo sincro con Tenpai Dragon Baidora. Perché vi ricordo che il nostro drago sincro, questo è Tuner invece. Sincriamo 10, sincriamo un altro mostro archetipo, il nostro Sangen Super Dragon Trashen Dragon, che sulla summon è veramente fuori di testa. Sulla summon sposta tutti i mostri in posizione difesa sul terreno avversario in posizione attacco. Inoltre tutti i mostri dell'avversario devono attaccare se possono, quindi se nel caso in cui l'avversario sopravvive e c'è questo mostro sul terreno, l'avversario deve picchiare. E inoltre, la cosa più importante è che l'avversario non può attivare effetti per il resto della battle phase, cioè una volta che è entrato questo, l'avversario ha finito di giocare. Poi anche un terzo effetto, se tre o più attacchi sono stati dichiarati in questo turno, Quick Effect, lo possiamo rievocare special al cimitero e poi se vogliamo possiamo distruggere una carta sul terreno. Questo effetto è anche condiviso dal Bident Dragon, solo che quando entra, anziché distruggere una carta sul terreno, distrugge solo una magia o trappola sul terreno. Ci picchiamo col nostro Dragon, facciamo l'effetto di Tenpai Dragon Fadora perché un nostro mostro ha combattuto, per rievocare di nuovo il Baidora. A questo punto picchiamo di nuovo con Baidora, picchiamo anche con Fadora, e attiviamo l'effetto del nostro Bind Dragon per rievocarsi. A questo punto ripicchiamo con lui. Abbiamo fatto, ragazzi, una marea di danni. Siamo vicini ai 15.000 danni fatti per adesso. Attiviamo l'effetto di Baidora di nuovo, perché vi ricordo è soft once l'effetto per sincrare. E facciamo il nostro secondo sincro 10, il Trident Dragon, vecchia gloria, che sulla summon ci permette di distruggere
fino a due carte che controlliamo per fare degli attacchi aggiuntivi. Questo effetto è un when, quindi l'effetto per sincrare deve essere Chain-Link 1, perché altrimenti missa il timing. Comunque, distrugge il nostro terreno e il nostro Dragon gigante e fa fino a 3 attacchi in questo turno. Inoltre, siccome il nostro terreno è stato distrutto in Battle Phase, gli possiamo raddoppiare l'attacco. E quindi stanno per arrivare, ragazzi, 18.000 danni sui denti dell'avversario. E quindi siamo arrivati circa più di 30.000 danni, ma non è finita qui, perché rientra il nostro Trident Trash and Dragon e picchia, spaccando anche una carta se vogliamo, e picchia per altri 3.000. Quindi abbiamo praticamente assicurato l'OTK, perché l'avversario non poteva attivare effetti, questi sono 18.000 danni, anche sotto prospetti avremmo potuto OTK-pare. Sì, vabbè, de che mi hai fatto più di 30.000 danni in un turno, però è un deck che in seguito. Going first, che fa? Che com'è? Tanto mi mandano prima se gioco sto deck. Qualcosina fa going first. Hai come starter il Baidora, o la rapida, o la terreno, è uguale. Sulla Summon Baidora, come al solito, vi aggiungo setta. Se dovete prendere e passare per la terreno, mi raccomando, mettete la coperta e poi la girate. Attiviamo la terreno, aggiungiamo Zondora, scartiamo una carta, evochiamo Special Zondora e poi Link 2, sfere. E voi direte, ma palle passo, ma che è Dragon Link questo? È vero, è un po' going first un pochino con la One Card Combo, sembra un po' debole all'apparenza, però se l'avversario entra in battle, cioè abbiamo la sfera che ci rimbalza una carta, possiamo rimbalzarci da sola la nostra carta, o rimbalzare una carta all'avversario non è importante, e poi evochiamo Dragon Deck, quindi evochiamo Fadora, che sulla Summon, perché anche sulla Summon, non solo se combatte, ci rievoca il nostro Zondora. E a questo punto possiamo sincrare rapido. Sincrare rapido 7. Possiamo fare, per esempio, il nostro Black Rose Moonlight Dragon, che rimbalza un mostro evocato special dell'avversario. Oppure, mi raccomando, questa volta deve essere fatto come Chain-Link 1, perché Rosa Nera purtroppo è un when, quindi perde il timing. Possiamo fare appunto Dragon Rosa Nera per distruggere tutta la board dell'avversario. Un'altra opzione che abbiamo, se l'avversario sappiamo che non ha niente che ci può distruggere i nostri mostri, coprire eccetera, quando rievochiamo con Fadora, dopo che l'abbiamo evocato da deck con la sfera, possiamo invece evocare il nostro Baidora. Baidora che ci assicura del follow up, aggiungendo o settando la rapida o la terreno, nel caso in cui questa sia stata distrutta o non ce la siamo rimbalzati in mano. Vi ricordo che se abbiamo questa coppia a terra, anche se i mostri vengono spostati in posizione attacco, per esempio nel mirror, comunque non prendiamo danni alla battaglia e non possono essere distrutti in battaglia, quindi fino al prossimo turno, se non ha qualcosa per rompere questa lock, non moriamo e poi il turno dopo possiamo OTK-pare. Quindi al massimo il deck fa solo questo? No, può fare anche di più, però ha bisogno di almeno due carte, quindi una combinazione di Baidora con un qualsiasi altro dei Tempai Dragon, o la rapida o la terreno, oppure una copia della rapida o una copia del terreno inaccompiata con un qualsiasi Tempai Dragon. Partiamo con Baidora, sulla normal ci setta da terreno, mi raccomando sempre da terreno, prima settatela e poi giratela. Attiviamo l'effetto terreno, aggiungiamo e scartiamo, quindi aggiungiamo il Tempai Dragon che manca. Special dalla mano di Zondora, sincro 7, antico drago fatato. Attiviamo l'effetto antico drago fatato, distruggiamo la terreno, ne aggiungiamo un'altra. La mia terreno scelta è Necrovalle, perché è un ottimo floodgate, è la terreno più forte da sola, finché non c'è di nuovo Mina Mistica. E guadagniamo 1000 life points. Attiviamo l'altro effetto antico drago fatato, evochiamo special livello 4 inferiore, evochiamo Fadora. Fadora riborna il nostro Zondora e qua facciamo un altro Synchro 7. Stavolta Synchro 7 Tuner, Bident Dragon. Sulla Summon ci rievoca un qualsiasi Tempai Dragon, non è rilevante qui. Synchro 7 Tuner, Synchro 7 non Tuner, tutti e due mandati al cimitero per fare Solkin. Settiamo la nostra Necrovalle, attiviamo l'effetto Solkin perché abbiamo settato una carta e evoca special dell'extra deck un nostro mostro drago sincro 7 o 8. Evochiamo Crystal Wing che nega gli effetti dei mostri, quindi un'interruzione ce l'abbiamo qui. Abbiamo le palle e abbiamo Necrovalle. Poi nel turno dell'avversario possiamo quindi usare le palle, rimbalzare Necrovalle se vogliamo, rifare le stesse cose evocando da deck sempre il Fadora che evoca, si incriamo poi nella battle phase, oppure possiamo rievocare questo per il follow up, possiamo fare un po' quello che ci pare, ci possiamo dare da solo Necrovalle se ci dà fastidio, comunque abbiamo queste buone interruzioni. Tra l'altro abbiamo anche lui che può rientrare se nel caso in cui Necrovalle se sia stata distrutta dall'avversario in qualche modo, se l'avversario ha dichiarato 3 o più attacchi in quella battle phase, quindi può entrare, spaccare una spell and trap, comunque ci può aiutare a sopravvivere.
Oppure possiamo fare ancora di più, però abbiamo bisogno di altre due carte dell'extra deck. Quindi quando ci troviamo in questo punto con Zolkin e il nostro Fadora, anziché evocare Crystal Wing, evochiamo il Blackwing Dragon. Blackwing Dragon, perché? Perché adesso facciamo le palle, le palle di Ra con il Blackwing, e bandendo Blackwing con il Synchro Tuner, il Banden Dragon, quindi perdiamo il Banden Dragon, evochiamo special extra deck il nostro Blackwing Assault Dragon. Lui, ogni volta che l'avversario attiva l'effetto di un mostro, gli facciamo 700 danni e prende un segnalino. Quando abbiamo 4 più segnalini su questa carta, durante il turno avversario possiamo tributarla quick per distruggere tutte le carte sul terreno, quindi board wipe completa. E non è finita qui, perché abbiamo Necrovale come al solito, ce la possono mutare, quello che pare, può anche rimanere, non è un problema. Quando andiamo a fare sfere e poi evochiamo la deck con l'effetto di sfere, evochiamo sempre il nostro Tempai Dragon Baidora. Baidora ci può settare una carta sul terreno, quindi settiamo la terreno, la rabbia, quello che ci pare. Siccome abbiamo settato una carta, anche se è stato nel turno dell'avversario, Zolkin procca e ci evoca il nostro Crystal Wing. Quindi abbiamo più interruzioni, abbiamo un altro floodgate in più, tra virgolette. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti con questa combo è che l'effetto di Zolkin è un one effect, quindi anche lui perde il timing, e l'effetto quindi che ha messo coperta una carta sul nostro terreno, l'effetto di Baidora, deve essere Chilling 1. Quindi l'avversario, volendo, se è un pochino intelligente, può far perdere il timing a Zolkin. Però comunque è una combo più forte, più grossa, richiede alla fine due slot in extra deck. Bisogna sapere che Tempai Dragon può fare anche questo. Andiamo a vedere adesso una lista tipo. Abbiamo 3 Zongdora, 3 Baidora, 2 Fadora perché sono un po' bricchino, un Terraforming, 3 Terreno, 3 Rapide e anche 3 Prosperity, perché possiamo attivare anche sotto Prosperity. Ci vanno a searchare quello che ci serve, un Board Breaker oppure il nostro Starter. E abbiamo, oltre alle 3 Prosperity, 22 altri slot per non-engine, tra Entrap e robe varie, che è molto molto importante. In extra deck possiamo un po' sbizzarrirci, possiamo giocare i target Super Poli se vogliamo giocare, il Moonlight, ovviamente obbligatorio comunque 2 copie di Valiant Dragon, una copia del Transcendent Dragon, un Trident Dragon, Ancient Fairy Dragon pure lo giocherei, assieme a Rosa Nera che non è male, e anche il Raddi Rose che è buono e quando entra, a parte che è un drago fuoco che non è male, è protetto da terreno, pulisce tutte le robe dai cimiteri, Zolkin, Crystal Wing, di Spider pure lo facciamo parecchio facilmente, e anche una copia di Seal assolutamente. Poi di side dobbiamo giocare senza dubbio Necrovalle, Going First anche Heatwave è una bella tech che fa skippare praticamente il turno all'avversario e poi il turno dopo lo decappiamo. Ho visto anche chi vuole può giocare di extra deck al posto magari dei target super poli o di alcuni synchro che non gli piacciono, un piccolo pacchetto Link con Ita, Espital Knight, Promethean, Lamblow Whale se vogliamo. Oppure possiamo giocare anche altri Synchro, Shooting Star, Shooting Razor Dragon, Baron de Fleur, il pacchetto Blackwing, che non è male, sono una roba in più, secondo me è un pochino troppo, però ci può stare. C'è chi gioca anche il Secret Village con un Synchro 10 generico incantatore, però a me non fa impazzire. E poi se magari il Mirror diventa comune, Lodice Mitor Bust Dragon è praticamente FTK nel match, perché durante la battle phase l'avversario non può attivare gli effetti dei mostri che controlla, quindi è bello forte. Pro di questo deck, senza dubbio, la consistenza, perché abbiamo 13 starter più 3 prosperity, 22 non engine slot e possiamo giocare qualsiasi cosa, possiamo giocare Entrap, Board Breaker, abbiamo spazio per super poli, possiamo giocare shifter, possiamo decappare sotto shifter, ragazzi, è molto molto importante. E soprattutto il fatto che questo deck gioca in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri deck in meta, e quindi è probabile che è più difficile prepararsi contro un deck del genere, specie grazie a questa terreno che durante la main phase 1 ci protegge dalla maggior parte delle entrap in meta. La dipendenza però a questa terreno è anche il suo più grande punto debole, infatti se ci fanno un ogre sulla terreno la partita diventa molto molto più difficile. Tra l'altro purtroppo soffriamo molto i floodgate come skill drain, e poi il deck going first fa pochino e soprattutto è parecchio parecchio fragile. Però in conclusione secondo me è davvero davvero buono, va assolutamente rispettato, altrimenti fa i buchi. Mi sembra una situazione un po' alla Purrelli, quindi se c'è un meta in cui non ti puoi permettere di rispettare questo archetipo, vieni punito, e vieni punito veramente veramente male.
Questo deck, vi ricordo, che uscirà in Eredità di Istruzione, che esce il 25 aprile. Quindi mi raccomando, ragazzi, volete supportare il canale, preordinate il box da Fantasy utilizzando il mio link in descrizione e utilizzate anche il codice sconto 25, così vi portate a casa questo 5% di sconto. Non vedo l'ora di provarlo. Questo è veramente, veramente interessante. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti se vi piace di più questa serie, questo genere di video fatto in questo modo, con la combo spiegata, che in mezzo alla combo spiego gli effetti, eccetera, oppure se preferite il format che facevo prima, che spiego tutti gli effetti prima e poi faccio la combo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.